Una giornata da John Beer 8.25 La campanella è suonata da un pezzo E io devo ancora prendere il motorino Il sonno mi accompagna dal primo giorno di scuola Ma perché le lezioni non iniziano alle 11? Entro in classe alle 8.45 E la professoressa mi chiede di giustificare La prima cosa che mi viene in mente è che ho perso l'autobus Ma ho il casco sotto braccio la classe ride. Nota. Mi siedo. Per fortuna c'è il mio compagno di banco. Si parla del più e del meno, ma l'assordante brusio della spiegazione di latino disturba il nostro dialogo. Prof, può passare la voce? Non gradisce. Nota. Mi ribello e chiedo di andare in bagno. Permesso negato. Sono maggiorenne. Chi se ne frega? Mi alzo e vado lo stesso. Rientro alle 9.45. Trovo il preside, lo saluto in amicizia, una calorosa pacca su una spalla. Nota e sono tre, neanche un'ora di scuola. Oggi batto il record. Mi chiede il libretto, ovviamente non ce l'ho. Altra segnalazione sul registro. Ormai è una mia biografia. Torno al posto e ricomincio lo scambio di vedute sui problemi esistenziali con il mio compagno. È aumentato il prezzo delle merendine. Gravissimo! E questi banchi sono scomodi per un 22enne. Dovrebbero darmi una cattedra. Lui concorda. Sento il mio nome ripetuto più volte. Interrogato. Ancora. Prima domanda. Declinare qualcosa in latino. Mi rifiuto. Odio questa stramaledetta lingua che non parla più nessuno se non qualche prelato in Vaticano. Lo affermo con convinzione. Mi si chiede qualcos'altro, ma in latino no. 2. Reagisco: il 2 lo si dà a chi fa scena muta. Io ho dato le mie spiegazioni. Un tre è il minimo. Niente da fare. Arroganza intollerabile mi viene annotata sul registro. Altra nota. Poker. Campanella. Intervallo. Ah, per oggi è sufficiente. Vado a casa. Ora, mentre mi dirigo verso casa, vi leggerò alcune delle note più irreverenti e strane che siano mai state date realmente agli studenti nelle loro giornate di scuola. L'alunno C si giustifica della mancanza del suo tema dicendo che gliel'ha mangiato l'Iguanodonte. Doveva ave avere un buon appetito con l'Iguanodonte. L'alunna V presenta una giustificazione per i giorni 25, 26 e 27 firmata dalla nonna sostenendo che i suoi genitori sono in fila in autostrada richiedo colloquio con i genitori se mai torneranno l'alunno F si presenta in classe con un ritardo improponibile sostenendo di aver fatto tardi ritardo per motivi di vento contrario se magari ci fosse una tromba d'aria lei non può saperlo. Alla domanda, come mai non hai il materiale didattico e i libri di testo per lo svolgimento della lezione? Lo studente S risponde, lo chiede alla mia segretaria. L'alunno giustifica l'assenza del giorno precedente scrivendo, credevo fosse domenica. Capita anche a me a volte. B sostiene di giustificarsi per lutto familiare, ma risulta che la nonna sia morta e risulta almeno otto volte. Questa fa ridere anche me. G non svolge i compiti e alla domanda Per quale motivo? risponde: Io ho una vita da vivere. L'alunno G, dopo essere entrato in aula per la quinta volta in una settimana alle ore 8:55, si giustifica dicendo che il pullman ha fatto ritardo, nonostante sia risaputo che l'alunno utilizza l'auto per giungere a scuola. Viene ripreso dal preside, che gli domanda ironicamente se le camere di questo albergo siano di suo gradimento. Lui risponde in modo saccente: No, non è di categoria, sono abituato a molto meglio. L'alunno F rifiuta di sedersi, dichiarandosi affetto da emorroidi. Giustificazione più che valida, aggiungo io. R richiede di uscire dalla classe perché il discorso dell'insegnante non la interessa. Più che giusto, no? L'alunno L sostiene di dover uscire prima delle lezioni perché ha una famiglia da mantenere. Non si può mai sapere nella vita. Bene, ora passiamo a qualcosa di un po' più romantico Alle varie forme d'amore che si manifestano in classe Sentite qui eh L'alunno B tenta in vano di cancellare con la gomma la testa del compagno Stranissimo D e N saltellano per la classe tenendosi per mano e sputandosi nuove forme d'amore. L'allievo P viene preso a cinghiate dall'intera classe. Siamo tornati indietro nel tempo. L stringe i testicoli di G che urla alle 12.15. Se l'avesse fatto un minuto prima forse lui non avrebbe urlato. Chissà. Gli allievi P, T, F, C, G e N. Un altro poi completavamo l'alfabeto. Sono stati sorpresi a utilizzare il loro compagno D come ariete per aprire la porta dell'aula. E, e si sa che quando non corrono i cavalli corrono anche i somari, no? Gli alunni R, B, L ed S rinchiudono il proprio compagno L nell'armadietto di classe e con tanto di monetine inserite nella fessura dello stesso incitano il compagno a cantare qualcosa a mo' di jukebox. Al primo segno di rifiuto del compagno, prendono a calcio e pugni le pareti dell'armadio, girandolo con le ante verso il muro per ostruire l'uscita del compagno e lamentandosi del malfunzionamento del dispositivo. Ogni tanto si sa che la tecnologia può fare brutti scherzi. Gli alunni Z e R si rincorrono per l'aula lanciandosi saliva con le dita. Si vede che non si lavavano da un po'. La L'alunna A rincorre N con una sedia in mano. Si vede che vuole farlo sedere. Chissà. Dall'inizio dell'anno, le alunne F e G rendono infelice V chiamandolo ciccione. Magari è uno stecco. Chissà. L appicca il fuoco alle gambe del compagno. È così che è nata la torcia umana, eh? non per. Eh... Spoiler o altro L'alunno N aggredisce con la sedia l'alunno T Deve essere un compare di quella di prima Gli alunni S e A si scambiano gravi accuse riguardo le loro madri Tutto normale insomma Gli alunni G e A litigano rincorrendo a sputi durante l'intervallo Insomma l'amore tra lama cioè. l'alunno Q cerca di soffiarsi il naso sul compagno B i fazzoletti ogni tanto servono l'alunno G durante l'ora di educazione fisica insegue le compagne di classe sventolando in aria lo scopino del water saranno cesse P lo colpisce P lo colpisce, P lo colpisce, P lo colpisce, P lo colpisce. No, non c'entra la pipì, non c'entra. P colpisce la compagna F con una testata. Eh, non siamo... Non siamo in un campo di calcio, mi sembra, no? Vabbè, lasciamo stare. R sbatte energicamente la testa di P sul banco. Si vede che doveva farlo rinsavire, chissà. L'alunno S viene visto mentre, con una ghigliottina costruita dallo stesso, decapita i peluche della compagna A. Questa avrà molti traumi in futuro, poverino. L'alunno M, mentre due suoi compagni si picchiano furiosamente, invece di tentare di dividerli, li incita gridando SANGUE! SANGUE! Tutto normale, lo ha fatto chiunque a scuola, ammettetelo. L'alunno N rompe la punta di una squadra nella schiena dell'alunno F. Vani i tentativi di estrazione. Estrarre i corpi estranei non è tanto saggio. L'alunno A lancia vermi da pesca vivi addosso alle compagne e ne libera alcuni dentro il cassetto della cattedra. Richiede urgentemente un colloquio con i genitori. Magari fanno i pescatori, che ne sa. Gli alunni GL si morsicano durante l'ora di supplenza e con questo atto di cannibalismo estremo direi che per questa puntata si possa concludere qui ricordandovi che a scuola ci si deve comportare bene, si devono seguire le lezioni e soprattutto vado a bermi una birra. Ciao a tutti!